Bene, continuiamo la nostra discussione sull'elettrostatica. Oggi vediamo un concetto molto importante, quello di campo elettrico. Abbiamo già visto la volta scorsa che la forza con cui cariche elettriche puntiformi interagiscono ha questa espressione matematica, è proporzionale al prodotto delle due cariche puntiformi, inversamente proporzionale al quadrato della distanza che le separa, e moltiplicata per una costante K che dipende sì dall'unità di misura, ma in realtà ha anche il compito di tener conto dell'ambiente, del mezzo in cui le cariche si trovano. Se le cariche sono dello stesso segno, la forza è repulsiva, se sono di segno opposto, la forza è attrattiva. Di solito si mette un più davanti alla forza, ma in realtà questa relazione dà l'intensità della forza, poi la convenzione sui segni, più o meno, dipende dal sistema di coordinate che uno usa, ovviamente. Okay? Anche qui si tratta di un'azione a distanza, cariche separate tra loro per una certa distanza, interagiscono mediante questa forza. Per superare il concetto di azione a distanza, come già visto col campo gravitazionale, si introduce il concetto di campo elettrico. In realtà il primo campo introdotto è questo. Il campo nasce all'interno della teoria elettrostatica ed è un'idea dovuta a Michael Faraday. In che cosa consiste? Beh, immaginate di avere una carica più grande, positiva, per esempio, in questa posizione, e a distanza R un'altra carica Q1. Okay? Quindi su Q1 agisce la forza F1. Se divido la forza che agisce su Q1 diviso Q1, ho la forza per unità di carica, cioè il rapporto forza su carica, la forza, ripeto, agisce sulla carica Q piccolo, e quello che ottengo è un vettore campo elettrico nella posizione occupata dalla carica Q. Quindi forza e campo sono sempre vettori paralleli. Possono avere lo stesso verso se Q è positiva, hanno verso opposto ovviamente se Q è negativa. Data la struttura matematica della forza tra due cariche puntiformi, qui avete la carica Q grande al centro di questa sfera e la carica Q piccola in questa posizione a distanza R da Q, se divido la forza che agisce su Q piccolo diviso Q piccolo stesso, ho un'espressione che è K, come nell'equazione nella forza di Coulomb, per la carica Q grande, Q piccolo non c'è più perché l'ho semplificata, dividendola per Q, diviso R quadro per R piccolo, R, il versore di R, cioè il versore unitario nella direzione da Q grande a Q piccolo. Quindi il campo elettrico nella posizione occupata da Q piccolo non dipende più dalla carica che subisce il campo, ma solo da Q grande, carica che lo produce, che lo genera. Okay? Ed è una funzione, come vedete, ripeto, se è dovuta solo alla carica Q grande, che ha una simmetria sferica. A qualunque distanza da Q, in qualunque punto a parità di distanza, la intensità del campo è la stessa, perché dipende da R quadro, quindi la distanza al quadrato, non c'è più il segno, non c'è l'orientazione. Okay? Questo se il campo è prodotto da una carica puntiforme. Viceversa, se conosco il campo e in un certo punto, con qualsiasi mezzo riesco a conoscerlo, allora posso immediatamente calcolare la forza F che subirebbe una carica Q piccolo posta in quella posizione semplicemente moltiplicando carica per campo. E quindi la forza diventa un oggetto locale. La forza che la carica Q piccolo subisce nel punto dove si trova dipende dal campo elettrico nel punto dove si trova la stessa carica che subisce quella forza. Non ho più bisogno dell'azione a distanza. Okay? Quindi il campo è, se volete, una proprietà che una certa porzione di spazio acquisisce in virtù del fatto che in quella regione dello spazio si trovano delle cariche elettriche, del segno che volete voi. Un utile strumento per visualizzare il campo è costituito dalle linee di forza, che le abbiamo già viste quando abbiamo parlato del campo gravitazionale, le rivediamo per il campo elettrico. Immaginate di avere una carica Q grande in un certo punto, per esempio positiva, e di disegnare i vettori campo elettrico in diversi punti dello spazio. Quindi come facciamo a disegnare? Beh, mettiamo qui una carica Q piccolo, calcoliamo la forza, dividiamo forza diviso carica e abbiamo il vettore campo. Possiamo farlo in tutti i punti. E quello che ottenete, vedete che le linee, i vettori che ottengono hanno questa struttura, sono
segmenti orientati, tutti diretti nel verso di allontanamento da Q grande, se Q grande è positiva, vanno verso opposto se Q è negativa. Immaginate di tracciare delle semirette che siano in ogni punto tangenti a questi vettori. Ottenete una struttura, per così dire, a stella. Semirette che originano in Q grande e sono dirette verso l'esterno. Ok. È chiaro che se cambio il segno della carica, la struttura geometricamente rimane identica, però cambiando di verso. Se oltre ad avere una carica ne ho di più intense, come vedete qui a destra una carica più intensa, il numero delle linee di forza aumenta. Quindi in una certa porzione dello spazio, se conto quante linee di forza attraversano qui una unità di superficie, ho un'informazione quantitativa sull'intensità del campo in quella regione dello spazio. Se sovrappongo più cariche, quindi se nella stessa porzione di spazio si trovano più di una carica, ad esempio Q1 in questa posizione e Q2 in questa, allora in ciascun punto dello spazio, per esempio nel punto P, avrò un campo elettrico E1 dovuto alla carica Q1 e un campo elettrico E2, non so se lo vedete qui, dovuto alla carica Q2. I due si sovrappongono come fanno tutti i bravi vettori. Vale un principio di sovrapposizione. L'effetto di più cariche è dovuto, è la somma vettoriale dell'effetto di ciascuna carica. Quindi la carica Q1 produce il campo Q1, la carica Q2 produce il campo E2, cioè E1 è il campo che avrei in questa posizione se ci fosse solo Q1. E2 è il campo che avrei in questa posizione qui se ci fosse solo la carica Q2 in questa regione di spazio. Poiché sono presenti entrambe, il campo totale è la somma vettoriale dei due campi. È chiaro che più cariche danno proprietà geometrica al campo diverse, non sarà più un campo semplicemente prodotto da semirette uscenti dalle cariche positive, ma avrà una struttura particolare. Quindi in ogni punto avrò delle linee orientate che sono tangenti al vettore campo elettrico complessivo in quella posizione. Qui per esempio vedete il campo prodotto da due cariche negative dello stesso segno. Qui ho quello che si chiama un campo di dipolo, cioè due poli, un polo positivo e un polo negativo, di segni opposti. Ok? Quindi questa struttura. Qui invece ho due cariche dello stesso segno positivo e qui ho cariche di valori diversi. Questa è la carica positiva è più grande, quella negativa è più piccola. Ok? Questo è dovuto all'effetto della sovrapposizione. Qui c'è una sessione che ho registrato dal FET, dalle simulazioni di fisica dell'Università del Colorado, dove si può costruire un campo elettrico mettendo nella regione che ci interessa delle cariche. Qui per esempio ho una carica positiva al centro e poi ho un sensore, questa pallina gialla che misura in ogni punto il vettore campo elettrico. Vedete che a seconda di chi se ne è lontano, il vettore è più o meno lungo, è sempre diretto nel verso che si allontana da Q. Se poi aggiungo un'altra carica positiva, il campo si modifica adeguatamente. Se metto un'altra carica negativa, ho un campo di dipolo, tipo quello che abbiamo visto prima. Le linee di campo escono da Q positivo, che è la carica a sinistra, e finiscono in quella negativa che è a destra. Quindi con tre cariche adesso assume una simmetria del tutto diversa. E questa è una simulazione divertente che è utile proprio per esplorare le proprietà del campo. Qui invece c'è una porzione di una lezione del professor Walter Lewin che vi mostra il campo indicato da dei semi di erba in sospensione di un fluido viscoso tipo olio, che in presenza di dei poli di metallici assumono la struttura delle linee di campo. Vediamo se riusciamo a vedere e soprattutto a sentire. Optimize the demonstration. These seeds first have to be oriented in a way so that it is chaos. Qui cancello la posizione precedente, scuotendo leggermente The first la thing you see vaschetta. is I'm going to make this
I believe it's going to be a dipole first, almost certain. So I'm going to charge one positive and charge the other negative, and then we'll see how these grass seeds will form each other. Watch closely. Ecco, vedete che there you go. I semi di erba che hanno una forma ellissoidale si orientano lungo le linee di campo per effetto della polarizzazione. Of course, we don't know which one is plus or minus because the grass seeds have no arrows on them. But you clearly see these incredible lines radially inwards or outwards on each one of the charges, and then you see these nice arcs in between. Who could see it easily? Okay, you got something worse for your intuition. Put a little bit more charge on, maybe. Very clear. And now, which is perhaps more interesting, I'd like to show you the field surrounding two charges, but now the charges are both the same polarity. So we have to undo the memory of the grass seeds. Okay, now we'll try to make them both the same polarity. And then watch this hair blower effect that I told you about. Look at that. Great. Now you really clearly see these field lines. You see in between how the two air blowers are competing with each other. Very impressive. All right, so that's the way you... Okay. Tutto chiaro? I semi di erba hanno una forma ellissoidale e si orientano come dei proprio delle, per polarizzazione lungo le linee di campo, quindi si riescono a tracciare le linee. Ok. Come si comporta il campo elettrico in presenza di materiali diversi? Immaginate di avere quest'arco che rappresenta la superficie di un conduttore. Okay. Se carico il conduttore, nel caso di cariche aggiuntive, per esempio se mettono delle cariche positive, le cariche tendono a disporsi in modo tale che il campo elettrico sulla superficie del conduttore sia perpendicolare alla superficie stessa. Perché? Perché se così non fosse, come nella figura A, se ci fosse una componente tangenziale parallela quindi alla superficie, la carica Q positiva presente in questo punto sarebbe spinta verso destra per effetto della forza elettrostatica. Okay. E quindi non sarebbe in una situazione di equilibrio. Dopo un breve tempo, che dopo aver caricato il conduttore, le cariche si dispongono in modo tale che la risultante delle forze applicate sulla carica sia zero. E questo si verifica solo nel caso in cui il campo elettrico sulla superficie del conduttore sia ovunque perpendicolare alla superficie stessa. Questa è la condizione stazionaria. Per cui, per esempio, se qui è una regione dove le linee in blu sono le linee di un campo elettrico esterno, se avessi un campo elettrico omogeneo e ci metto all'interno una sfera metallica, okay, la sfera come si comporta? Beh, le cariche negative, gli elettroni di metallo di conduzione, si spostano verso sinistra, visto che le linee di campo vanno da sinistra a destra. Si muovono contro linee di campo, lasciando sguarnita la parte destra del conduttore, facendo in modo tale che le linee di campo diventano perpendicolari, quindi nascono da questa parte ovvero cariche positive, si chiudono, terminano per così dire sulle cariche negative, e dall'altra parte le linee di campo escono dalle cariche positive e continuano indisturbate, si allontanano dal conduttore che ho inserito. Ma la cosa importante è il fatto che, dico, io una sfera nel caso semplice, ma qualunque forma abbia il conduttore, sulla superficie del conduttore, se è un conduttore ovviamente, quindi se è metallico per esempio, le linee di campo sono perpendicolari alla superficie, dopo un breve tempo di transizione in cui le distribuzioni si assestano. Okay? E quindi per esempio se ho una sfera isolata e la carico, le cariche assumono per simmetria una distribuzione omogenea, quindi la densità di carica di superficie è la stessa dappertutto, e la densità di carica sulla superficie vale la carica con cui ho caricato il conduttore diviso la superficie del conduttore stesso, quindi 4π r alla seconda.
E se ho un caso, un oggetto come questo, una sfera, quindi che ha una simmetria centrale, ogni punto ha la stessa densità di carica, cioè la stessa carica per unità di superficie, proprio per questione di simmetria. Mentre il campo all'interno della sfera, questo è importante, all'interno del conduttore è nullo. Qui è quello che avrei, ad esempio, se ho un conduttore di forma diversa, non sferica, allora la distribuzione di carica non è più omogenea, ma comunque è fatta sempre in modo tale che le linee di campo sulla superficie siano perpendicolari alla superficie stessa e l'interno del conduttore a carica nulla. Okay, qui per esempio se è immerso in un campo elettrico esterno, vedete che le linee, le cariche si addensano nella, dove la superficie ha, è più, varia di più, quindi ha più a punte in questo caso, e in modo tale che rimanga invariata la proprietà del fatto che le linee di campo sono perpendicolari alla superficie stessa. Questo viene sfruttato essenzialmente nei parafulmini. Che cos'è il parafulmine? Il parafulmine è un'asta metallica posta in quanto più alto possibile e nel caso di un temporale le nubi del temporale si caricano elettrostaticamente e si stabilisce un campo elettrico tra, per induzione tra la superficie del terreno e le nubi e quindi viene caricata per conduzione tutti gli oggetti che stanno sulla superficie terrestre. È chiaro che se ho un conduttore, in quel caso le cariche si muovono più velocemente e tendono a distribuirsi nei punti dove la superficie ha variazioni più grandi, cioè dove presenta delle punte, delle brusche curvature. In questo modo quindi la punta dell'asta che forma il parafulmine si carica elettrostaticamente più velocemente, produce un campo più intenso e quindi guida le eventuali scariche elettriche che vengono dalle nubi. Quando il campo elettrico tra la nube e il terreno ha una intensità superiore a una certa soglia, la forza elettrostatica che agisce sulle basse cariche presenti nell'aria è talmente forte che le molecole di gas, di aria che formano appunto l'atmosfera, si ionizzano per effetto della carica elettrica. Questo produce a cascata un effetto di ionizzazione continuo per cui si produce quello che si chiama fulmine. Okay. Dove si scarica il fulmine? Fulmine che è non è altro che un flusso di cariche elettriche, le cariche tenderanno a concentrarsi nei punti dove il campo elettrico è più forte, quindi sul parafulmine, evitando di danneggiare ad esempio il resto dell'edificio, per cui c'è l'asta collocata sul tetto, collegata a un cavo che va nel terreno e quindi l'edificio è salvo. Così come per esempio quando un temporale conviene, se uno è in auto, conviene rimanere all'interno dell'auto, perché per la stessa ragione l'auto è fatta di metallo, la parte interna a questa cavità metallica è protetta dal campo elettrico esterno, quindi in caso di scarica elettrica o addirittura di fulmine, il fulmine raramente penetra all'interno dell'auto. Certo ci sono i vetri, ci sono le finestre, eccetera, un po' di scarica potrebbe esserci, però sicuramente il posto è più sicuro. Come per esempio anche gli alberi sono conduttori, in caso di temporale il primo posto dove non andare è sotto un albero. Questo è sfrutta lo stesso principio, un generatore di Van de Graaff, ma questo lo saltiamo. Un concetto chiave, una delle principali proprietà legate al campo elettrico, è il concetto di flusso del campo. Il concetto di flusso nasce in realtà all'interno dell'idrodinamica. Immaginate un fiume, o un fiume con l'acqua che scorre, e una superficie, per esempio questo rettangolo, immersa all'interno di questo corso d'acqua. Per flusso del campo si intende proprio quante linee di campo attraversano questa superficie immersa nel liquido. Quindi questi vettori, nel caso nostro, rappresentano i vettori campo elettrico, immaginate appunto delle linee orizzontali che rappresentano le linee di campo, e immaginate di dover contare quante linee attraverso quella data superficie. È chiaro che questo concetto di flusso dipende da quanta superficie ho a disposizione, da come è orientata e anche dal numero delle linee di forza. Quindi
intensità del campo, dimensioni della superficie attraverso cui calcolo il flusso e orientazione reciproca campo e superficie. Ok, questo l'avevo appena detto. Per calcolare, per definire il concetto di flusso di campo, si associa un vettore anche alla superficie stessa. Si prende come vettore che rappresenta la superficie un vettore che è perpendicolare alla superficie stessa e ha un'intensità, una lunghezza proporzionale alle dimensioni, all'area della superficie. Okay? Questo n è un vettore unitario che indica la direzione normale o perpendicolare all'area. E quindi, questo possiamo anche saltarla. Il flusso del campo elettrico attraverso una data superficie non è altro che il prodotto tra l'intensità della superficie, cioè le sue dimensioni, l'area, per l'intensità del campo sulla superficie, per il coseno dell'angolo tra le linee di campo e la perpendicolare alla superficie stessa. O se preferite, la proiezione della superficie perpendicolarmente al campo per il campo stesso. Questo viene riassunto da questa relazione. Il flusso, che è indicato dalla lettera greca φ, del campo elettrico E attraverso l'area, la superficie di area A, è dato dal prodotto scalare del campo per la superficie stessa. Quindi, intensità del campo per estensione o area della superficie per il coseno dell'angolo alfa tra il campo, indicato dal vettore rosso, rispetto alla direzione perpendicolare o normale, se preferite, all'area stessa. Quindi è un prodotto scalare, quindi il risultato avrà la dimensione di un campo elettrico, quindi newton diviso coulomb per metro quadro dell'area. Okay? È chiaro che se per esempio l'area è parallela al campo, il flusso è nullo, perché l'angolo alfa diventa di 90 gradi e quindi il flusso è zero. Perché è importante il flusso? Perché sul flusso vale, in relazione al flusso, vale una proprietà fondamentale del campo elettrico, che lo mette in relazione sia alle sue sorgenti, le cariche, sia alla sua struttura matematica, il fatto che decresce col quadrato della distanza. Immaginate di prendere una sfera con al centro di raggio R, con al centro una carica Q piccolo, positiva, e di calcolare il flusso del campo elettrico attraverso questa superficie. Allora, abbiamo visto prima che il campo elettrico in un qualunque punto della superficie vale K, costante di Coulomb, per la carica che genera il campo, in questo caso Q piccolo, diviso R quadro. Quindi basta moltiplicare il campo per l'estensione della superficie stessa, perché il campo su ciascun punto della superficie ha lo stesso valore. La superficie vale 4πr alla seconda, i 2r alla seconda si semplificano e rimane che il flusso vale 4πk per q. Il k di solito, utilizzando la costante dielettrica, lo si esprime come 1 su 4πε0, costante dielettrica del vuoto. Questo 4πγ viene proprio viene introdotto dal fatto che così il 4πγ della superficie e il 4πγ del k li posso semplificare. Morale della favola, il flusso del campo elettrico E attraverso la superficie vale il valore della carica dentro la superficie diviso epsilon 0. E questa è una proprietà molto generale, non dipende né da come è fatta la superficie né dal fatto che la carica sia in centro o no. Infatti si può dimostrare per esempio che se io aumento la superficie, le linee di campo che escono dalla carica Q attraversano la prima e anche la seconda superficie. Quindi non dipende da quanto grande la superficie stessa, dovuto al fatto che proprio l'R quadro si semplificava. Il flusso attraverso la superficie 1 di raggio R1 o la 2 è esattamente lo stesso. Non dipende dalla forma, perché se ho due superfici diverse, per esempio S ed S', la prima è una sfera, la seconda è questo strano oggetto chiuso, tante linee di forza attraversano la prima superficie e tante la seconda. Perché? Perché nello spazio tra le due non ci sono altre cariche, c'è solo la carica Q. Quindi il flusso non dipende né dalla forma della carica, della superficie, scusate, né dalle sue dimensioni, ma solo da quanta carica la superficie contiene, posto che sia una superficie chiusa. E questo è fondamentale. Se invece
caso estremo, la carica invece è esterna alla superficie, come nel caso della figura A, allora è chiaro che le linee di forza che escono da Q sia entrano che escono dalla superficie S. Per cui il flusso totale è nullo, perché la linea di forza uscente contribuisce con un segno positivo, quella entrante con un segno negativo, il totale è zero, questo in qualsiasi punto. Quindi quello che conta è la carica dentro la superficie. Riassumo tutto questo dicendo, teorema di Gauss sul flusso del campo, che il campo elettrico ha questa fondamentale proprietà. Se io considero una superficie chiusa, non importa che forma abbia la superficie, quanto grande o quanto piccola, e calcolo il flusso del campo elettrico attraverso questa superficie, prendendolo come positivo se esce, negativo se entra, allora il valore totale del flusso del campo è dato dalla somma algebrica delle cariche interne, contando col più quelle positive e con meno quelle negative, diviso epsilon 0 se sono nel vuoto, oppure epsilon 0 epsilon r se sono in un mezzo, aria, acqua, qualunque cosa sia. E questo, ripeto, indipendentemente da come è fatta la superficie, posto che sia una superficie chiusa. E attenzione, contano solo le cariche interne. Le cariche esterne alla superficie danno contributo nullo al flusso. Ok? Qui c'è un video sul teorema di Gauss che però adesso non so se avete tempo di vedere, casomai avete il link lì. Esempio, per esempio, nel caso A, la carica 2 microcoulomb contribuisce al flusso attraverso S, mentre nella superficie, nel caso C, al flusso attraverso S contribuisce solo la carica interna. Queste due cariche danno contributo nullo perché sono esterne, e così via. Mi interessava mostrarvi, okay, immaginate di avere una sfera carica, come in questo caso, e una superficie di raggio, la sfera a raggio R grande, e immaginate una superficie di raggio R piccolo interna alla sfera, ok? Nel caso immaginate di caricare questa sfera, nel caso di un conduttore, quindi in equilibrio, carico, le cariche si dispongono tutte sulla superficie, perché immaginate di mettere un solo elettrone su questa sfera, l'elettrone va dappertutto, è libero di muoversi dove vuole. Se ne mettete due, gli elettroni tra di loro, avendo la stessa carica, si respingono e quindi si allontanano l'uno dall'altro il più possibile. E non possono allontanarsi finché non raggiungono i punti opposti della sfera stessa. E così per tutte le cariche aggiuntive. Okay. L'unico modo che hanno le cariche che io trasferisco sul conduttore di stare l'una più lontana dall'altra è distribuirsi sulla superficie. Raggiungono una densità di carica omogenea, perché la sfera ha una simmetria centrale, e dato che sono tutte sulla superficie, se io prendo una superficie interna alla sfera, quindi di raggio R piccolo, qui dentro non ho cariche, quindi il flusso del campo elettrico attraverso questa superficie è nullo. Ma il campo elettrico, se ci fosse, avrebbe una simmetria anche questo radiale, perché l'unico vettore possibile sarebbe un campo elettrico che sia disposto radialmente. Se il flusso è nullo in questo caso, per qualsiasi valore del raggio R piccolo, ne deduco che anche il campo è nullo. Quindi non solo in un conduttore sferico, in questo caso, le cariche si distribuiscono sulla superficie, ma si distribuiscono in modo tale che il campo interno al conduttore sia zero. E questo vale anche se il conduttore ha forma diversa, non è solo limitato al fatto della sfera. Il fatto della sfera è facile vederlo e calcolarlo. Se invece prendo una sfera, in questo caso S grande, più grande di R maiuscolo, quindi esterna al conduttore, allora la superficie della sfera di raggio R piccolo, che contiene quel di raggio R grande, è attraversata dallo stesso flusso, e quindi vale la carica totale interna alla sfera, Q grande, diviso epsilon 0. Se io divido
il flusso diviso la superficie, ottengo che il campo elettrico esterno sulla superficie, che vedete qui in alto a destra, questo qui, è lo stesso campo che avrei se tutta la carica del conduttore, della sfera carica, fosse concentrata nel centro. E questa è una cosa estremamente utile perché mi semplifica molto i calcoli. Cioè mi permette di dedurre che il campo elettrico all'esterno della sfera carica è lo stesso che avrei se tutta la carica fosse concentrata nel suo centro, in un unico punto. Qui, ecco, qui i calcoli sono qua sotto. Prendo il flusso attraverso la superficie di raggio R piccolo, divido per la superficie della sfera 4π R grande, R al quadrato, e ottengo che il campo è identico a quello che avrei se la carica che ho messo sul conduttore carico fosse tutta concentrata nel centro O. Mi aiuta a semplificare i calcoli. Questo è lo stesso di prima. Okay. Mi preme, ecco, visualizzare questo caso, un'altra applicazione del teorema di Gauss. Immaginate di avere non una carica puntiforme isolata, ma le cariche distribuite su una superficie piana. Per semplicità immaginate di poter trascurare il bordo, come se fosse un piano infinito. In questo caso, il campo elettrico che ottengo, che sicuramente non è nullo perché ho presenza di cariche, non può che avere una direzione perpendicolare al piano stesso. Perché? Immaginate il punto P, proiettiamo il punto P sul piano e consideriamo due cariche Q1 e Q2 simmetriche rispetto a questa posizione. Ora la carica Q1 produce il campo Q1, la carica Q2 produce il campo Q2. I due campi hanno componenti parallele al piano che si cancellano, l'unica che sopravvive è quella perpendicolare al piano. Quindi per simmetria il campo elettrico prodotto da un piano illimitato carico ha una direzione perpendicolare al piano stesso, che sarà diretta nel verso che si allontana dal piano se la carica è positiva, che si va diretta verso il piano se la carica è negativa. E immaginiamo anche che sia sigma, qui carica Q diviso area, la densità di carica sul nostro piano. Possiamo applicare il teorema di Gauss per calcolare quanto vale il campo elettrico a una certa distanza dal piano stesso. Questo in azzurrino è il nostro piano carico e qui, questa specie di parallelogramma, è la superficie di Gauss al quale applichiamo il teorema del flusso. Ora, se il campo elettrico è perpendicolare al piano, le uniche superfici che danno contributo al flusso sono le due superfici, questa sopra e questa sotto, parallele al piano stesso, perché le superfici perpendicolari al piano non sono attraversate da nessuna linea di forza. Quindi il flusso attraverso questa scatola, per capirci, è il campo elettrico E sul punto P, sulla superficie P, per la sua estensione, chiamiamola delta A, che vale lo stesso per il piano di sopra che per il piano di sotto, quindi il flusso totale sarà due volte il valore del campo nel punto P per l'area di quel rettangolo sul quale calcoliamo il flusso. Due perché? Perché una volta la superficie di sotto, una volta la superficie di sopra. Okay? E questo quanto vale? Beh, in virtù del teorema di Gauss vale quanta carica sta dentro questa scatola diviso ε0 se sono nel vuoto. Ma qui quanta carica c'è? Beh, la densità di carica sigma sulla superficie per l'estensione dell'area stessa diviso ε0. Se metto in relazione le due equazioni, ottengo che due volte il valore del campo nel punto P per la superficie del rettangolo vale sigma densità di carica per l'area del rettangolo diviso ε0. Qui le due delta vanno via e il campo elettrico P nel punto P vale la densità di carica diviso due volte ε0. Come vedete non dipende dalla distanza della superficie del piano. Quindi quello che ottengo è un campo omogeneo, che ha la stessa intensità in tutti i punti, ed è un campo che si allontana, immaginate di vedere quello che qui era rappresentato dal rettangolo azzurrino, visto di taglio, la distribuzione piana di cariche, ha un campo omogeneo, tutte linee di forza parallele l'una all'altra, equispaziate, che si allontanano dal piano se la carica è positiva e vanno verso il piano se la carica è negativa. E questa è un'applicazione
che mi consente di avere un'idea di come è fatto il campo elettrico in questa situazione utilizzando il teorema di Gauss, quindi rende molto più facile i calcoli. Potrei farlo anche senza utilizzare Gauss, in quel caso dovrei prendere, considerare un punto qualsiasi dello spazio e sommare tutti i contributi dovuti a tutte le cariche in qualunque posizione si trovino sul piano. Un'operazione fattibile ma molto più complicata. E quindi, ripeto, il teorema di Gauss, a parte avere un significato di per sé in quanto mette in relazione il campo alle sue all'ente che lo produce, la carica elettrica, e dà anche informazioni sul fatto che il teorema di Gauss, non sarebbe verificato se il campo se la forza di Coulomb avesse una dipendenza dalla distanza diversa dall'inverso del quadrato. Ok? Quindi nel caso di due piani paralleli ma di carica opposta, okay, i due campi si sommano, il campo prodotto dalla piastra positiva va verso destra, quello della carica negativa va anche verso destra perché è un campo attrattivo, mentre i campi esterni alle due distribuzioni si cancellano perché sono della stessa intensità ma diverso opposto. In quel caso sommo due volte, c'è un sigma su 2 epsilon dovuto alla carica positiva, un sigma su 2 epsilon alla carica negativa, li sommo e il 2 sotto sparisce, cioè il campo è il doppio di questo, se le due densità hanno lo stesso valore, ovviamente. Okay. Questo l'abbiamo già visto prima. E questo era quello che mi premeva mostrarvi oggi. Ok, quindi il campo è forza per unità di carica, quindi forza diviso la carica, viene descritto dalle linee di forza, e una delle leggi principali che riguardano la proprietà del campo elettrico è quella del flusso, o teorema di Gauss se preferite. Se ho una superficie chiusa, il flusso del campo elettrico attraverso la superficie è dato dalla somma algebrica delle cariche interne alla superficie diviso epsilon 0 se sono nel vuoto, se no epsilon 0 e epsilon r se sono in un dielettrico, in un mezzo. Ok? Bene, però direi che basta così.